Spostiamoci adesso nella Murgia Barese e andiamo in campo con Foglie TV per parlare di un dolce e inconfondibile ortaggio del nostro territorio. Bentrovati con l'appuntamento in campo. Oggi siamo ad Acquaiuola delle Fonti, a pochi chilometri da Bari. E vogliamo parlarvi della cipolla rossa di Acquaviva. Coltivata nel territorio di Acquaiuola delle Fonti e nei territori limitrofi, fa scena sulle tavole dei consumatori da luglio fino a settembre. È rinomata la cipolla rossa di Acquaviva per la sua dolcezza e croccantezza, ma anche per la sua classica forma a disco. Può andare da 6 a 7 cm e ha un peso che varia intorno ai 500 grammi. Ha un colore rosso carminio fino al violaceo e al suo interno via via si schiarisce fino a diventare bianco latte. Ma adesso andiamo in campo. Siamo qui ad Acquaviva con Antonio Tafuri, produttore di cipolla rossa. Tonino, spiegaci un po' quando avviene la semina e quando la raccolta. Allora, il periodo ottimale per non avere cipolle che montano a seme intorno alla quindicina di settembre dell'anno in corso. La raccolta dovrebbe avvenire in forma buona dal 10 luglio dell'anno successivo e si porta avanti fino a fine di agosto, settembre. La distribuzione della cipolla rossa in quale periodo avviene? Subito dopo la raccolta col fresco, appena raccolta già siamo sui banchi e dà un sapore eccezionale, si sente il profumo proprio di cipolla e si va avanti fino a fine ottobre, anche ottobre inoltrato, novembre. Come avviene oggi la raccolta e il confezionamento? Allora, la raccolta è ancora manuale. Si tira con dei mezzi, un aratro diciamo tradizionale, poi ci sono le mani delle signore che tagliano la coda verde e le posano nelle cassette senza far fare danno. Qual è il clima ideale per la cipolla? Allora, la cipolla rossa non ha tanta esigenza idrica. Aprile-maggio ha bisogno di bere, dopodiché più sole cocente è più bella. Esce lei come cipolla, più limpida, più saporita, senza acqua, ha un profumo particolare. Oggi vi abbiamo portato alla scoperta qui ad Acquaviva delle Fonti della cipolla rossa di Acquaviva, che da qualche anno è anche presidio Slow Food. Mangiarla fa molto bene in quanto ha proprietà disinfettanti, antisettiche e anticoagulanti ed è per questo che la cipolla rossa è un alimento consigliato per proteggere il nostro cuore. Inoltre, per tutti gli amici attenti alle diete, è un ottimo condimento sia per le insalate e il suo sapore dolce e delicato permette di consumarla anche cruda. Inoltre è possibile consumarne una buona quantità poiché è una cipolla di dimensioni medie e al suo interno ha circa 45 calorie. E come diceva nella sua ode alla cipolla il mitico Pablo Neruda, cipolla, luminosa ampolla, petalo su petalo, si è formata la tua bellezza. Con In Campo è tutto, alla prossima!